Gian Antonio Pini, sindaco di Grosio. Ma io posso dire soltanto che alla fine questa decisione è presa da dover chiudere le scuole di vari gradi, poi è stata presa accuratamente dopo attente valutazioni, per cui non è che è una cosa così. Lei mi dice sui social che molte famiglie si sono lamentate, è proprio una cosa che noi vedremo attentamente. Chiaramente adesso le abbiamo chiuse momentaneamente, vediamo un attimino i dati della prossima settimana se ci sarà un minimo di spiraglio. Capisco chi magari mi dice che ci sono state le vaccinazioni per quanto riguarda gli insegnanti, concordo, però appena sì, diminuisce la morsa di questi dati che sono abbastanza, secondo me, allarmanti, pacchetto 13, 18 anni, anche un pochettino in più, vediamo un attimino ecco, ripeto, di rivalutare il tutto, poi insomma. Non abbiamo nessun tipo di interesse, però vogliamo fare le cose fatte per bene, ecco.